Buonasera Antonio Laino, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Oggi vorrei parlare di questa grandissima, e dico grandissima, prestazione del Napoli a Francoforte in Champions League. Andata dei quarti di finale, un Napoli che vince, stravince, e un risultato che poteva essere ampiamente, ampiamente più alto. Mancano 3 minuti alla fine della partita, inizio a fare il video, magari in live vediamo anche un altro gol. Penso che il risultato comunque stia anche stretto al Napoli, per quello che si è visto in campo. Un calcio di rigore nettissimo, sbagliato da Kvaratskhelia, anche se a mio parere è stato un calcio di rigore calciato bene. Forte, forse un po' a mezza altezza, diciamo che il portiere è stato bravo a intuirlo, comunque ha preso un tiro forte, fortissimo, è stato bravo il portiere. E poi mi è arrivato il gol, praticamente il Napoli è arrivato in porta con il pallone, con Osimhen. È arrivato il 2-0, che veramente per centimetri non è stato convalidato, perché per regolamento sapete che quando si arriva al 2 contro 1 al portiere, la palla deve essere, l'attaccante deve essere dietro la linea del pallone, quindi era giusto annullarlo. E poi è arrivato uno splendido gol, il 2-0, un'azione corale, con una giocata spaventosa di Kvaratskhelia, stop ad inseguire con Veronica e colpo di tacco a liberare Di Lorenzo al tiro davanti alla porta. Cioè è stata una giocata clamorosa e Di Lorenzo ha messo una palla, ha imbucato una palla da biliardo praticamente sul secondo palo, lasciando praticamente poco spazio al portiere. Mi piace parlare del Napoli quest'anno, e come ho detto in altri video, perché Napoli, io non mi stancherò mai di dirlo, vince in qualsiasi maniera e vince qualsiasi partita. Certo, i conti in Champions League si fanno al termine della gara di ritorno, perché la regola del gol fuori casa non vale più. Anche se dovesse finire 3-1 per il Francoforte al ritorno, si andrebbe supplementari. Per dire, no? Mentre che Napoli avesse vinto stasera 2-1, avesse perso 1-0 in casa, per dire, non sarebbero valsi in gol fuori casa, ma è il totale dei gol. Questa è la nuova regola. Però io il Napoli vince in qualsiasi maniera, vince queste partite. Ripeto, i conti vanno fatti alla fine della partita di ritorno. Siamo d'accordo, però credo che non ci sia stata storia stasera. Francoforte ha fatto un tiro in porta all'80esimo, un tiro centrale, l'unica azione pericolosa, tra virgolette, che ha fatto il Francoforte. Signori, il Napoli è uno squadrone quest'anno. Sicuramente non è a livello del Real Madrid, che credo che abbia vinto 5-2, in questo momento sta vincendo 5-2 a Liverpool, però è una squadra che può dire veramente la sua. Lo sta dicendo in campionato e questa forse era la prova del 9. Che abbiamo detto, il Napoli in campionato a 15 punti di vantaggio, meritatissimi, forse anche un po' demerito degli altri, ma comunque più che meritati questi 15 punti. E quindi io qua volevo arrivare. Il Napoli a Francoforte farà una grande partita in Europa con una squadra europea? L'ha fatta, la partita è finita, ha vinto 2-0 il Napoli. L'ha fatta perché vuol dire che la squadra è forte, vuol dire che i valori sono quelli, no? In Serie A. Napoli ha 15 punti di vantaggio e le altre dietro, che lottano per il secondo, terzo e quarto posto, la classifica è quella. E una squadra così, che domina anche l'andata degli ottavi di Champions League fuori casa, vuol dire che è una squadra forte. Perché il Milan ha vinto così, ha vinto, per carità, il Milan ha vinto. Ma credo che la prestazione del Napoli, seppur con una formazione che era inferiore al Tottenham, sia stata una prestazione fantastica. Poteva finire 3-4-0 tranquillamente, tenendo conto che l'abbiamo visto in campo: il rigore sbagliato, il gol annullato, che era fuori gioco, però parliamo di centimetri. Tutti episodi che avrebbero potuto portare il Napoli tranquillamente sul 3-4-0, qualche anche giocata leggera in attacco, superficiale, no? Poteva comunque portare il Napoli a fare più gol, ma va benissimo così, va benissimo così. Io, come al solito, quando sono queste partite, perché mi gaso a vedere queste partite, quando sono queste partite mi vado sempre a rileggere le statistiche, perché le statistiche non rendono una partita, perché molte volte puoi vincere una partita calciando 2 volte in porta gli avversari 11, per dire. Però credo che stasera quello che si è visto in campo
sia lo specchio anche delle statistiche, o viceversa. 67% di possesso palla del Napoli, quindi dominio territoriale e del gioco in casa del Francoforte. Attenzione, in casa del Francoforte. 10 tiri in porta a 1. L'unico tiro in porta, abbiamo detto prima, è il tiro all'80esimo di Kamada, il giapponese. 17 tiri a 5. Ok, 10 tiri in porta. Cartellini rossi, 1. Premessa, cartellino rosso per me da squalifica di 10 giornate. Perché? Da ex arbitro, ho fatto l'arbitro, conosco benissimo il regolamento. Tacchetti esposti, velocità di entrata, imprudenza, e non è solo imprudenza questa, è imprudenza e eccessiva foga. Tacchetti esposti e entrata a martello. Se Anguissa avesse avuto i piedi a terra e non in scivolata, gli avrebbe spaccato la caviglia. Entrata killer. Poi ha fatto finta di farsi male anche lui per non prendere il rosso, ma. Credo che l'arbitro era lì, bellissimo arbitraggio stasera, l'arbitro era a 1 metro, ha visto tutto, giustissima l'espulsione, quindi il cartellino c'è. 727 passaggi a 323, 649 passaggi completati, 167 attacchi a 73 per il Napoli, un dominio dal primo al 95esimo minuto della partita, un dominio assoluto del Napoli. Bisogna fare soltanto i complimenti al Napoli per una prestazione del genere. Io sinceramente non l'avrei detto. O meglio, avevo il dubbio, perché se la Serie A è 15 punti, ripeto, ho detto i discorsi prima, ma magari il campionato italiano che livello è calato. Probabilmente, probabilmente, ma i valori sono quelli, diciamo, quel Napoli che sono tutti quei 15 punti a questo punto. Questi sono dati di fatto. Questo è la prova del 9. 15 punti di vantaggio. È una vittoria netta e dominata a Francoforte. Ripeto, ci sarà il ritorno. Probabilmente il Napoli non vincerà la Champions League. Probabilmente, no? Nessuno, diciamo che l'ambizione di vincere la Champions è un sogno per il Napoli, non è l'obiettivo. Però arrivati a questo punto della competizione, agli ottavi, con probabilmente il passaggio del turno, grattati per toccate ferro. Dai quarti tutto può succedere, le squadre forti le devi incontrare per forza, ma anche gli altri devono incontrare il Napoli. E il Napoli è temibilissimo. Il Napoli è una squadra temibilissima. Ci vorrà anche fortuna nel sorteggio e tutta una serie di componenti. Il Napoli può e deve crederci a questo punto. Può e deve crederci. Se la deve giocare. Non è che deve crederci, se la deve giocare per arrivare il più lontano possibile. Pagelle della squadra. Allora, Meret, sì, anzi, senza voto, una parata. Senza voto significa che non ha mai avuto, ha fatto lo spettatore, tranne quando ha preso la palla sul tiro di Kamada all'80esimo. Di Lorenzo, 8. Ramani, Kim e Oliveira, 7. Anguissa, 8. Lodbotka e Zielinski, 7,5. 9 Osimhen, 8 Kvaratskhelia, 8 Lozano. Tutti ampiamente sopra la sufficienza, distinti e ottimi, tutti i giocatori del Napoli. Lasciate perdere il rigore sbagliato da Kvaratskhelia, anche i grandi giocatori hanno sbagliato il rigore in passato, Baggio. Kvaratskhelia è un fenomeno, è un grande giocatore, deve dimostrare ancora tanto e non immagino dove può arrivare questo giocatore qua. Dimostrerà ancora tantissimo e crescerà tantissimo. Domina in campionato in Italia e in Europa. È la verità, Kvaratskhelia ha fatto ballare tutta sulla fascia sinistra, sulla sua fascia destra, e Buta, Tuta e Buta, i due esterni del Francoforte, come indica, non ha capito niente con Lozano. A centrocampo, Kamada e So del Francoforte praticamente si sono arresi allo strapotere fisico e tecnico di Lobotka, Anguissa e Zielinski. Io direi che il Napoli ha meritatamente vinto questa partita. Nulla, nulla da dire, veramente, veramente complimenti al Napoli. Domani c'è l'Inter col Porto, questa è la mia impressione sul Napoli. Non bisogna montarsi la testa, bisogna rimanere con i piedi per terra, perché comunque la competizione è difficile, la stagione è ancora lunga, anche se i punti sono 15 in campionato, io sono convinto che il Napoli porterà in porto, cioè il gioco di parole, lo scudetto, la testa della classifica, però mai dire mai, perché la stagione è ancora lunga, gli impegni sono tanti. E quindi per questo bisogna rimanere con i piedi per terra, giocare partita, ogni partita con questa voglia, con questa convinzione, con la voglia e la determinazione che il Napoli ha fatto vedere fino a questo punto della stagione.
siamo a marzo praticamente, il calo non c'è stato e non ci sarà secondo me. Vediamo dove arriverà il Napoli. Certo, qualche momentino ci può stare, ci può stare. Una partita ha perso il Napoli a gennaio, giocando, non giocando a pallone, il ritorno dopo 2 mesi di mondiale, piccolo incidente con l'Inter, perdendo solo 1-0 contro l'Inter, che probabilmente giocò la miglior partita dell'anno. Vediamo dove arriverà il Napoli. Scherzo al canale, ciao a tutti, a Tony Ryan.